Amici italiani, benvenuti nella nostra umile cucina londinese. Come potete notare è buio esternamente, quindi stiamo per andare a preparare una cena. Il piatto che andremo a preparare questa sera per questa cena particolare di questa domenica sera è un piatto veramente, veramente ricercato, veramente studiato. È il chicken fillets in spinaspa fungo cream. Ovvero andremo a preparare ovviamente il chicken comprato umilmente nel nostro supermercato sotto casa e prepareremo però per questo chicken un letto di spinaci, asparagi e funghi. Ma andiamo subito a vedere la preparazione, da che cosa è composta e insomma andiamo a vedere come si cucina, no? I nostri ingredienti, come potete vedere, sono i chicken fillets, quindi presi al Sainsbury, anche senza fare nessuna pubblicità, ma tanto quelli sono i supermercati per i poveri, e un pacchettino di asparagi, un pacchettino di spinaci, un pacchettino di piselli che non so, boh, poi magari ci butteremo anche dentro, le patate da cui prepareremo questa crema, insomma, saranno loro a produrre questa crema che prepareremo per fare il letto per questo pollo. Abbiamo un pacchetto di funghi, non sappiamo la provenienza, ma comunque noi cerchiamo di fidarci lo stesso, dicono che sono mushroom, sicuramente saranno buoni. Le tagliatelle non c'entrano, facevano parte della spesa, ma mi serviranno domani per pranzo. Mentre invece avremo, nel frattempo che prepareremo questo letto, a cui ci vorrà sicuramente una ventina, una trentina di minuti per prepararlo, una bella bottiglia di tempranillo spagnolo, insomma un ottimo vino spagnolo, ottimo non lo so, poi vedremo perché non è che l'ho poi pagato così tanto, ma ce lo tireremo giù nel collo nel frattempo che il nostro letto di spinaci e crema, spinaci e asparagi è in preparazione. 5 minuti dopo aver gettato le patate e aspettare che si cominci a creare questa crema, ma nel tempo ce n'è ancora da aspettare, io nel frattempo ho tagliato anche due cipolle, tanto così da fare pulizia un po' ai prodotti. Disinfettano sempre, male non fanno. Abbiamo tagliuzzato gli asparagi, come potete vedere, i nostri funghetti, e sono belli pronti per essere gettati dentro all'acqua che sta già bollendo. C'è l'ultimo fungo che non vuole cadere, però cadrà. E, anzi, lo prendiamo a mano. E abbiamo poi gli asparagi belli lavati, puliti, come abbiamo lavato e pulito un po' il tutto, e li gettiamo praticamente dentro l'acqua insieme al tutto. Poi pulirò anche un po' lo scolapasta dopo, ma nel frattempo li facciamo colare tutti. E adesso li lasciamo qua a macerare dentro l'acqua per almeno una ventina di minuti, se non anche 30, poi vediamo, dopo andremo a controllare. Se non si ha un frullatore, il trucco sta nello spappolare per almeno 7, 8, 9 minuti il pastone che si sta creando. Continuamente, così, spappolare pezzettino per pezzettino i vegetali. Asparagi, patate, funghi, spinaci. Pian piano il pastone, come vedete, si sta creando. E quello poi diventerà il nostro letto per il nostro chicken. Vedete che il nostro pastone sta prendendo forma, praticamente sta già diventando una crema, ed è arrivato il momento di lanciare sulla padella molto delicatamente i pezzettini di chicken. A questo punto il nostro pollo è pronto, lo versiamo nei piatti un po' così alla come riesci, a come ti viene, facendo un calcolo che siamo in due, quindi devo dosare un po'. E abbiamo il nostro cremino vegetale all'interno della padella e verseremo, anzi accomoderemo, spalmandolo sopra i nostri prodotti animali della natura, come il chicken, ed ecco qua che stiamo per creare
il nostro piatto. E adesso il piatto si può servire comodamente in tavola. È fantastico, profumato, sano, genuino e nutriente. Vi aspetto alla prossima. Ciao!